Vedo collegato con noi Alex Gusella. Buongiorno Alex, ben trovato. Buongiorno Come va? Tutto bene? a voi. Tutto bene, grazie. Grazie anche di questa possibilità. Grazie a te per la disponibilità a parlarci di questo bellissimo progetto, Cuore di Bimbi, dedicato ai bambini con patologie cardiache, ma lascio spiegare tutto a te che hai fatto bene ad appuntarti sul petto il numero al quale i nostri amici telespettatori possono inviare un SMS solidale, il 45595. A te la parola. Esatto, Cuore di Bimbi è un progetto nato nel 2005. Il nostro obiettivo è appunto quello di poter recuperare e sostanzialmente salvare la vita a quei bambini che nascono con una grave cardiopatia in un paese dove non hanno accesso a cure mediche adeguate. Pensate che le cardiopatie sono tra le malattie congenite più diffuse. E circa, si stima che circa 1 milione di bambini ogni anno nasce appunto con un difetto cardiaco. E in molti paesi purtroppo non è neanche possibile fare una diagnosi corretta di questo tipo di patologie. Nei paesi occidentali, naturalmente, queste patologie vengono diagnosticate già in fase prenatale. In molti altri paesi questo non è possibile perché mancano le strutture sanitarie adeguate e i medici specializzati, e quindi questi bambini sostanzialmente rischiano di morire senza neanche avere una diagnosi Ecco, corretta. qual è Alex, qual è l'area di intervento sulla quale si svilupperanno gli effetti benefici del progetto? Grazie a questa raccolta fondi potremo sostanzialmente finanziare le missioni all'estero dei nostri medici volontari in paesi come Uganda, l'Eritrea, in Africa oppure il Nepal, in Asia. Appunto, noi organizziamo queste missioni di medici volontari. Ogni missione dura circa una settimana e consente di operare una decina di bambini. Questo è possibile dove nei paesi di intervento ci siano strutture ospedaliere adeguatamente attrezzate. Viceversa, è necessario portare i bambini in Italia. Questo succede in paesi, ad esempio, come l'Albania o il Kosovo, dove mancano, oltre ai medici, mancano anche le strutture ospedaliere, quindi portiamo i bambini in Italia e vengono questi bambini poi operati presso ospedali italiani, come ad esempio l'ospedale di Guardia di Milano. Quindi i fondi che raccogliamo attraverso la campagna SMS servono a continuare a sostenere questo tipo di attività. Considerate che, dicevo, il progetto è partito nel 2005 e da allora abbiamo salvato la vita a più di 2.500 bambini. Quindi questo è veramente un progetto meritevole, è veramente encomiabile l'attività di questi medici volontari che prendono ferie per realizzare le missioni. Naturalmente ci sono dei costi da sostenere, i costi per i viaggi all'estero, la permanenza all'estero dei medici, per l'attrezzatura da utilizzare durante la materiale di consumo da utilizzare durante gli interventi, per i bambini che vengono in Italia, idem, cioè da sostenere i costi del viaggio per il bambino, per l'accompagnatore, la permanenza in Italia. Per cui ecco, tutti i fondi che raccogliamo attraverso la campagna servono a sostenere questo tipo di attività. In primis, grande merito ai medici volontari, però noi diciamo che è necessaria appunto la solidarietà di tutti. Il nostro appello è questo: fate vedere anche voi che cuore grande avete donando con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45595. Grazie Alex, quasi 20 anni di esperienza sono quindi la garanzia che il tanto bene che avete fatto finora sarà, come dire, solo il preludio per altri 20 anni di buone
azioni, di interventi necessari per la salute di questi bambini che vivono in aree del mondo dove appunto le cure mediche non sono così scontate come per i nostri figli e i nostri nipoti. Tra l'altro ti confesso che trovo molto funzionale l'idea della donazione tramite SMS, perché con un piccolo gesto, come detto, basta mandare un semplice SMS al numero 45595, che il nostro Alex porta ben in evidenza sulla sua maglia, perché ecco, con un semplice gesto possiamo dare una grande mano a questa fondazione con il progetto Cuore di Bimbi. E se ecco, ognuno di noi tante volte fa quel piccolo passo verso gli altri, l'effetto moltiplicatore è assolutamente degno di nota, per cui vi invito a non lasciare inascoltato l'appello di Alex Gusella, responsabile dell'ufficio comunicazione della Fondazione Mission Bambini, che dal 2005, come ci diceva, si adoperano per queste situazioni di criticità. Alex, io ti ringrazio per essere stati per essere stato con noi stamattina, essere stati come fondazione senza dubbio. Ti lascio lo spazio per un ultimo appello, visto che la raccolta è attiva solo fino al 10 di dicembre, per cui a te l'ultima parola. Grazie davvero per questa opportunità. Come dicevi, appunto, la raccolta è attiva fino al 10 dicembre, stiamo già avendo degli ottimi riscontri. È una campagna per noi molto importante, per cui veramente vi invito a, con un semplice SMS, una chiamata da rete fissa, a contribuire al progetto Cuore di Bimbi. Il numero solidale è 45595 e vi rimando anche al nostro sito internet se siete interessati ad ulteriori approfondimenti, missionbambini.org. Molto bene. Io l'ho appena fatto e invito tutti i nostri cari amici telespettatori a sostenere questo progetto. Saluto Alex e gli auguro buon lavoro. Ci rivediamo, ci risentiamo presto, magari ecco, per fare il punto su questo progetto e sulle tante altre vostre iniziative. Per cui grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata, Alex. Volentieri, grazie dell'opportunità e buon proseguimento a tutti i vostri telespettatori.